governo è un pasticcio ipocrita. Per i democratici una beffa ai danni del paese, la soluzione del non è successo niente è falsa e improduttiva. Ed è tutto in attesa delle decisioni domani del capo dello Stato. La Corte di Cassazione ha stabilito che a condurre l'inchiesta sul sequestro della Achille Lauro e sull'omicidio del turista americano Leon Klinghoffer sia la Procura della Repubblica di Genova, ma nello stesso tempo ha convalidato tutti gli atti compiuti dalla Procura di Siracusa, compreso l'ordine di cattura per il leader palestinese Abu Abbas. Entrambe le procure avevano sollevato conflitto di competenza. Adesso saranno i magistrati genovesi a valutare anche il provvedimento contro Abbas. È possibile confermarlo o integrarlo, hanno dichiarato, oppure revocarlo. Nel frattempo, le indagini in corso a Roma hanno accertato che alcuni tentativi preliminari per preparare l'azione sulla Lauro sarebbero avvenuti nella capitale. Domani un rappresentante del Dipartimento di Giustizia americano assisterà all'interrogatorio per rogatoria di uno dei quattro terroristi che hanno sequestrato la nave, interrogatorio che sarà condotto dai magistrati genovesi. Politica internazionale, la riunione dei ministri della difesa dell'Alleanza Atlantica, che si è conclusa oggi a Bruxelles, hanno espresso il suo pieno sostegno e la solidarietà al presidente Reagan alla vigilia del vertice di Ginevra con Gorbaciov. Il segretario della difesa americano si è detto soddisfatto di questa conclusione, anche se probabilmente sperava che nel documento finale vi fosse un riferimento positivo al programma di difesa spaziale americano al quale prenderà parte la Gran Bretagna. Al contrario, ma questo era già emerso al recente vertice di New York dei paesi più industrializzati, i paesi europei hanno voluto un'assicurazione formale degli Stati Uniti di rispettare, con il loro programma di difesa spaziale, il trattato ABM. L'Alleanza Atlantica ha anche apprezzato le proposte sovietiche sul disarmo, pur giudicandole unilaterali e sbilanciate. Per quanto riguarda poi le cosiddette guerre stellari, il presidente Reagan ha affermato in un'intervista concessa alla BBC britannica che i risultati delle ricerche potranno essere comunicati dagli Stati Uniti a tutti i paesi, Unione Sovietica compresa. Perché questo avvenga, comunque, ha precisato Reagan, dovranno passare alcuni anni dal momento che il programma di ricerca è appena cominciato. Reagan sembra voler assumere toni distensivi nei confronti dei sovietici prima di Ginevra. In questo senso va anche valutata la notizia che domani alla Casa Bianca arriveranno quattro giornalisti sovietici ai quali il presidente americano concederà una intervista. Congresso del Partito Radicale. La fame nel mondo, i problemi della giustizia, la battaglia antimilitarista e la crisi di governo sono stati alcuni dei temi che il segretario del Partito Radicale, Giovanni Negri, ha illustrato oggi con una relazione che è durata 2 ore. Negri ha ricordato che il problema della fame resta prioritario e deve essere posto al centro della politica italiana. Particolare importanza riveste per il Partito Radicale il problema della giustizia. Per Negri la campagna sul caso Tortora ha dato esiti positivi in termini di giustizia giusta, indipendentemente dall'esito del processo di Napoli. Il segretario radicale ha poi indicato come momento qualificante un forte rilancio della battaglia antimilitarista ed è per questo che il Partito Radicale, ha ricordato Negri, dovrà essere sempre più protagonista di iniziative e di affermazioni di coscienza, rifiuto della guerra per passare alla lotta alla fame. Su questa relazione venerdì si aprirà il dibattito generale, domani la giornata sarà dedicata ai saluti dei rappresentanti degli altri partiti e alle relazioni dei cosiddetti soggetti autonomi. L'agenzia sovietica TASS ha ufficialmente annunciato la liberazione, avvenuta questa sera a Beirut, dei 3 diplomatici sovietici, li vediamo, che erano stati rapiti il 30 settembre scorso e trattenuti in ostaggio. Un quarto diplomatico sovietico, rapito sempre il 30 settembre scorso, venne invece assassinato dai suoi rapitori, appartenenti all'Organizzazione di Liberazione Islamica. I 3 funzionari rilasciati, dice la TASS, sono in buone condizioni di salute e si trovano nell'ambasciata sovietica a Beirut. In Sudafrica, dopo una notte di scontri armati, 7 i neri uccisi in quest'altra fase delle rivolte, è cominciata senza incidenti la giornata elettorale riservata, naturalmente, ai soli cittadini bianchi.
In 5 città si debbono eleggere le amministrazioni locali e i parlamentari di 6 distretti. Il test elettorale servirà domani a capire le reazioni dell'elettorato bianco alla politica del governo di Botta contestata dalla destra e dai nazionalisti. È partita alle 18 ora italiana la 22esima missione Shuttle. È la prima volta che un volo della navetta spaziale americana viene coordinato da un paese straniero, la Germania, che ha pagato alla NASA 120 miliardi di lire. 8 gli uomini d'equipaggio, 5 americani, un olandese e 2 tedeschi, che dovranno compiere 76 esperimenti nel laboratorio spaziale Space Lab. Dopo 15 anni di regime militare si stanno preparando in Guatemala le elezioni politiche fissate per domenica 3 novembre. Sono 14 i partiti politici autorizzati a fare propaganda elettorale. Il candidato più accreditato è il democratico cristiano Vinicio Cerezo. È ricomparso il sole in tutto il Cagliaritano, investito ieri da acquazzoni che in alcune zone si sono trasformati in violenti nubifragi, provocando smottamenti di terreno e allagamenti nelle campagne. La pioggia, attesa da mesi, ha provocato danni in Basilicata, Puglia e Calabria a causa delle alluvioni. Un'ultima notizia di cronaca. Alcune persone sospettate di aver preso parte al sequestro della marchesa Isabella Guglielmi sono state fermate dai carabinieri e dalla polizia in provincia di Perugia. Si tratterebbe di 6-7 pastori e agricoltori sardi residenti in piccoli centri del lago Trasimeno e dell'alta valle del Tevere. L'operazione è scattata durante la notte, poco dopo la liberazione della marchesa Guglielmi. I fermati sono stati subito messi a disposizione della magistratura di Viterbo. Termina qui questa edizione del TG2, la prossima intorno alle 23.40. A voi tutti, buonasera. Provato Vernel 3? È imbattibile, un flaconcino così piccolo con dentro tanta morbidezza. Per forza, Vernel 3 è così concentrato che un tappo vale 3 tappi di Vernel normale. Vernel 3 è un concentrato di morbidezza imbattibile. Nuovi appuntamenti della RAI. Al mattino su RAI 1, 10.30 con Amore. Una riproposta di appassionate storie d'amore rivissute negli sceneggiati televisivi più famosi. Per gli amanti delle ore piccole, dopo la mezzanotte l'appuntamento su RAI 2 continua con Cinema di Notte. Per i giorni della storia trasmettiamo ora ABC degli anni 60, prima parte. Sì.